Il futuro delle città metropolitane. E questo è il tema del dibattito promosso dalla provincia di Napoli, svoltosi nella sala conferenze del padiglione Italia della mostra d'oltremare. Un confronto vivace tra amministratori pubblici, giuristi ed esperti sulle funzioni che dovrà svolgere e sulle modalità di elezione del sindaco delle nascenti città metropolitane, che dal 1 gennaio 2014 prenderanno il posto di 10 province italiane. L'iniziativa si è tenuta nell'ambito della sesta edizione del World Urban Forum, l'evento organizzato a Napoli dalle Nazioni Unite, alla presenza del Ministro per la Funzione Pubblica Filippo Patroni Griffi. Questa iniziativa della provincia e della regione credo che sia molto opportuna poi dopo per la dimensione nazionale del fenomeno. Noi dopo 20 e rotti anni stiamo cercando di mettere in pista concretamente e finalmente le città metropolitane. Abbiamo definito le funzioni, abbiamo dato alle città metropolitane un ordinamento flessibile in modo che siano le città metropolitane a scegliersi l'ordinamento più adatto, e sarà importante che quindi la definizione dei perimetri tenga conto delle singole realtà metropolitane. Napoli o Milano non sono Reggio Calabria o Firenze, quindi questo è il motivo per cui noi non siamo intervenuti sulla individuazione delle città metropolitane, che è stata fatta nel 90, però abbiamo previsto una flessibilità soprattutto sul piano dell'ordinamento, ma anche sul piano delle funzioni, in modo da consentire a ogni città di scegliersi l'ordinamento, l'assetto e le dimensioni più appropriate. Il Presidente del Consiglio Provinciale di Napoli, Luigi Rispoli, nel suo intervento di apertura del convegno ha ribadito la necessità dell'elezione diretta non solo del sindaco ma anche dei consiglieri della futura città metropolitana per garantire l'autorevolezza necessaria per governare i processi di sviluppo. La città metropolitana è un'istituzione che dovrà puntare a fare sistema, ha affermato il Presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro, che ha ricordato come la Campania abbia il vantaggio di aver già dimostrato che le istituzioni locali possano dialogare tra loro senza speculazioni. Cesaro si è detto del parere che nominare e non eleggere colui che dovrà guidare questo nuovo ente sarebbe un suicidio. Ascoltiamo Cesaro. Credo che ieri il Presidente Caldoro è stato molto chiaro nel suo intervento e ha detto che soprattutto sulle funzioni bisogna che il Governo ci dia risposte concrete e ci dia risposte chiaramente che ci mettono in condizione di costruire questa grande Napoli. Noi abbiamo una posizione ben chiara, il Presidente dell'area metropolitana deve essere eletto dai cittadini, dagli elettori. L'assessore regionale Pasquale Sommese si è soffermato sui ritardi accumulati negli anni dallo Stato che, a suo parere, hanno generato guasti perché mentre la politica decide e gli urbanisti studiano, registriamo una città ampiamente compromessa dal punto di vista urbanistico e delle funzioni. Assessore Sommese, World Urban Forum si parla di tutto, di tanto, però anche di città metropolitana. A che punto siamo in Regione Campania? La Regione Campania appoggia pienamente e condivide questa accelerata da parte del governo al riordino delle funzioni da parte dello Stato, delle regioni, delle province, ma soprattutto la istituzione delle città metropolitane. Lo Stato aveva consapevolezza fin dagli anni 90 sulla dispendiosità e l'inadeguatezza di un sistema, ma i ritardi sono chiari, evidenti. Si arriva oggi in modo spedito, e ringraziamo il Ministro Griffi per l'accelerata che ha data, e noi non faremo mancare il nostro apporto, anche nella consapevolezza però che mentre il legislatore decideva, mentre gli urbanisti studiano, le città sono cambiate. Per il presidente dell'UPI, Giuseppe Castiglione, è del tutto impossibile immaginare che grandi province, chiamate ad amministrare territori così vasti come quelli che nasceranno dopo il riordino delle province, non siano governate da persone elette dai cittadini, ma da rappresentanti nominati dalla politica. Alcune amministrazioni nei mesi scorsi sono ricorsi alla Corte Costituzionale per l'illegittimità dell'atto che era stato approvato dal governo. In che fase siamo per quei ricorsi?
Ma il ricorso alla Corte Costituzionale è promosso da molte regioni, il 6 novembre sarà discusso, noi attendiamo la data del 6 novembre perché in quel caso se dovesse pronunciarsi la Corte a favore dell'elezione diretta, o meglio dire che gli enti costitutivi della Repubblica si possono esprimere, si possono eleggere solo tramite elezione diretta, quindi attendiamo su questo versante il 6 novembre. Noi siamo sempre convinti che tutte le istituzioni debbano avere una investitura popolare, ridurre sì i costi della politica, ma mai ridurre il mandato popolare, che per noi è assolutamente fondamentale. Perché se noi continuiamo a vivere solamente di tagli, di trasferimenti, allora io credo che la città metropolitana probabilmente si deve accompagnare anche a una riforma che dia veramente forza alle autonomie locali in uno spirito di assoluta unità del Paese. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha sottolineato che l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana è un punto cardine che non può essere messo in discussione. Per De Magistris sono tre i punti essenziali sui quali dovrà muoversi la città metropolitana: rifiuti, infrastrutture e pianificazione territoriale, il tutto accompagnato da necessarie risorse.